Agrigento oggi parte un messaggio forte contro la guerra e per invocare la pace. Un messaggio forte, sì, un messaggio forte che per adesso si lancia da diverse parti, direi d'Italia e del mondo. Certamente il messaggio più forte è quello che lancia ripetutamente Papa Francesco, tutte le domeniche dall'Angelus e poi in questo suo faticare per concordare la pace. Qui siamo di fronte al Tempio della Concordia, non è un caso perché questo luogo è stato scelto proprio per il Tempio della Concordia. La chiesa di San Nicola ha certamente un significato particolare, ma ce n'è anche uno pratico. Era la più vicina rispetto al Tempio della Concordia, visto le condizioni meteorologiche. Certo, San Nicola è da l'una e dall'altra parte dell'Adriatico, è diffuso anche al nord. Ma ripeto, credo che dobbiamo focalizzare l'attenzione in questo caso proprio sulla concordia, questo essere un cuore solo, questo essere fratelli e sorelle tutti, è l'enciclica di Papa Francesco che diventa una roadmap in questo dialogo sia tra nazioni sia tra religioni. Ed è proprio dal dialogo tra le fedi, e tra i capi di Stato pure, che si può guardare a un domani di pace, perché oggi pace non ce n'è, a un domani di pace, ma questa occasione, il pungolo del Santo Padre per fare scelte profetiche riguardo alla pace, dove profetiche significa leggere questa storia con gli occhi di Dio e quindi anticipare anche nelle nostre relazioni qui adesso una concordia, ecco, anche questo contribuisce alla pace. Se siamo concordi nelle nostre relazioni quotidiane, ecco, che queste relazioni possano contagiare, non con il Covid, ma con una volontà reale di pace. Allora, per me è una sfida che lanciamo al mondo, che alla Sua Eccellenza lancia al mondo questa sfida della pace, di questo desiderio di tutti che ci abbracciamo come fratelli di un solo Padre, e fratelli che vogliono vivere insieme e avanzare insieme. E vedere questi bambini, questa confederazione dei bambini ucraini e russi, è veramente un'audacia che nel nostro mondo non abbiamo più, di voler unire queste due identità che non si vogliono bene. Lei lavora a contatto con Papa Francesco, quanto è preoccupato di questa situazione? Ah, Papa Francesco sente sempre la sua preoccupazione della pace, la pace nel mondo, la pace nelle famiglie, perché tutto comincia là, la famiglia, dove non c'è la pace, la serenità nella famiglia, perché dopo la pace non ce l'ha con l'altro. Quindi questa preoccupazione del Papa Francesco della pace e lottare per la dignità dell'uomo, nell'essere umano, è stata sempre la sua preoccupazione. Il nostro governo, la nostra ambasciata ha voluto seguire le parole del Santo Padre ed è venuto proprio qui ad Agrigento, in Sicilia, sotto il Tempio della Concordia, per chiedere al mondo la pace. E abbiamo pensato che la pace i grandi negli ultimi ventenni non sono capaci a farla, non si mettono d'accordo né diplomaticamente né in nessuna maniera. Allora abbiamo pensato che i bambini ci insegneranno a noi tutti a far la pace in questa cena con tutti i bambini che sono qui, sia ucraini che russi. Ma però il conflitto non è solo ucraino e russo, nel mondo ci sono tanti conflitti e per quello che vorremmo che Agrigento diventi la capitale mondiale della pace.
proprio sotto il Tempio della Concordia. Ho già chiesto al Dalai Lama se potesse venire qui, cercheremo di organizzare quei grandi Nobel della pace per venire qua ad Agrigento. Io sono originario siciliano, per cui è un grande onore che si possa partire da qua per la pace. Sono stato negoziatore in Medio Oriente e pertanto io so che non è così facile fare la pace, ma sicuramente da stasera da Agrigento i bambini lanceranno un forte grido di pace accendendo il tricolore. Beh, non ci potevamo esimere dal partecipare anche noi come amministrazione a questa iniziativa, in considerazione che siamo stati anche fra gli organizzatori. Sicuramente il messaggio che viene dato è un messaggio di pace, un messaggio che in questo momento è di grande aiuto e serve per la comunità, nella speranza che possa arrivare nelle sedi adeguate e fare in modo che questo conflitto che attualmente ci affligge possa trovare soluzione. Abbiamo anche voluto partecipare come spirito di sacrificio, perché anche le amministrazioni debbono essere al servizio degli ultimi, e la nostra presenza qua è a dimostrazione di questo.